Allora, prima di cominciare, voglio raccontare questo che è meraviglioso come succede in Italia. La settimana scorsa ho conosciuto a mia famiglia italiana. Noi ha raccontato la storia perché è un poco lunga. Però, mio cognome non è Zotto, sino è Zotta con la. Sono mio nonno nato, mi bisnonna della Basilicata, di un paese di 922 abitanti, oggi. La montagna si chiama Campo Maggiore. Un cugino che non lo conosceva, che acaba di arrivare. E per fortuna il cognome sigue perché sono 100, era una quantità, 922 abitanti, 100 sono sotto. E sono uguali, similare con la stessa nappia, e mi ha impressionato perché stava con il spettacolo in Calabria in Catanzaro e arriva il sindaco di Campo Maggiore a trovarmi e mi trae il libro, mi trae l'albero genealogico della famiglia e mi invita al paese di mia famiglia. Quando è arrivato, bueno, mi ha fatto il reportage e quiero mostrarle, mi hanno fatto un servizio per la TV meravigliosa e quiero mostrarle perché la storia della mia famiglia è incredibile. A mi bisnonna, mi bisnonno, mi tatta, no, mi tataranono, come si dice il tataranono? Era brigante, questo non lo sapevo, era brigante, lui abitava nella montagna. Mi bisnonna le ha dato da mangiare e a mi bisnonna l'hanno fucilato avanti di tutta la gente. Questo non lo sapeva. Non la fucilarono prima perché stava incinta. Quando tuvo il bebè, che era mi bisnonna la che arriva a Buenos Aires, a questa signora la fucilano avanti di tutta la gente. Credo che fu la quinta o la sesta di quella epoca che fucilavano. Tras di questo fucilamento cambia la legge in Italia. E cede la pena di morte. Questo sta in tutto il libro della Basilicata e mi famiglia. Questa ragazza che ha sido nata in questo paese, la che arriva a Buenos Aires quando il tango comincia, l'inizio.